questi ultimi giorni il Presidente del Consiglio Matteo Renzi è presente in tutti i media per cercare di spiegare a noi insegnanti e ai cittadini i contenuti di questo disegno di legge con l'obiettivo di convincerci che sia effettivamente una buona scuola. Il problema è che vuol cercare di dimostrare qualcosa di indimostrabile. È un po' come faccio io durante le mie lezioni, io insegno matematica e ogni anno con i miei alunni faccio una dimostrazione che arriva a dimostrare che 0 è uguale a 1. Lo faccio con un trucchetto. È la stessa cosa cercando di fare il nostro Presidente del Consiglio. Si parte da un'ipotesi in cui si pone che A è uguale a B ed è un'uguaglianza che ha come ipotesi questa cosa qui. Noi sappiamo che quando si moltiplicano i due membri di un'uguaglianza si ottiene ancora un'uguaglianza. Quindi se moltiplico per A a destra e a sinistra ottengo ancora un'uguaglianza, cioè A quadro uguale a per B. La stessa cosa se si sottrae ai due membri di un'uguaglianza lo stesso termine si ottiene ancora un'uguaglianza. Cioè se io considero A quadro meno B quadro e dall'altra parte lo stesso AB meno B quadro ho ancora un'uguaglianza. E qui diciamo subentrano le reminiscenze della scomposizione in fattori. Questa differenza è una differenza di quadrati che, spero ricordiate, si può scrivere, scomporre come A meno B per A più B. Dall'altra parte si può raccogliere la lettera B a fattore comune e viene B per A meno B. A questo punto possiamo semplificare i due membri di una uguaglianza quando sono tra loro uguali e quindi possiamo semplificare A meno B e A meno B, da cui risulta A più B uguale B, ma A uguale B e quindi abbiamo B più B uguale B, cioè 2B uguale B, cioè 2 uguale 1. Ed è quella dimostrazione di un qualcosa che è evidentemente assurdo. Ed è quello che sta facendo il nostro Presidente del Consiglio, sta arrivando a cercare di dimostrare qualcosa di assurdo, magari qualcuno rimane a bocca aperta come rimangono a bocca aperta i miei alunni quando faccio questa dimostrazione, ma c'è un trucco. In questo caso il trucco è che qui ho diviso per un fattore A meno B che è uguale a 0, cioè io ho diviso i due membri di una uguaglianza per 0 e tutti sanno, almeno spero che ricordiate, che non si può dividere nessun numero per 0, altrimenti si arriva a qualcosa di assurdo, cioè 2 uguale 1. Una cosa simile sta facendo il nostro Presidente del Consiglio, sta cercando con dei trucchi di dimostrare che la buona scuola è quella delineata dal disegno di legge. Questo, infatti, è quello che ha scritto alla lavagna nel video che tutti quanti noi abbiamo visto. Senza entrare troppo nei dettagli, diciamo anche perché la mole di risposte che ha ricevuto e di commenti è elevata, però voglio solo dire che è assurdo pensare che l'80% della categoria ha scioperato il 5 maggio e che le piazze d'Italia intera sono state riempite da insegnanti, personale ATA, alunni e genitori. Se fossero questi i motivi della protesta saremmo veramente degli stolti, ma non è così. I motivi, figuriamo se possiamo essere contro a più soldi agli insegnanti o contro il concetto dell'autonomia. Il problema è come questi principi vengono delineati. Quando si parla di più soldi degli insegnanti, Matteo Renzi si riferisce ai 500 euro che vengono assegnati per spese di natura culturale. Per carità, ben vengano, però noi forse preferiremmo che tutte le risorse disponibili andassero a livello contrattuale. Noi, il nostro ultimo contratto è stato firmato nel 2007 e ha avuto i suoi effetti economici fino al 2009, cioè noi nel personale scolastico prendiamo lo stesso stipendio che nel 2009. Siamo ben contenti se abbiamo la possibilità di spendere 500 euro per formazione e cultura, per carità, però forse in busta paga sarebbero
diciamo, meglio, e poi magari potremmo anche decidere di spenderli anche in formazione e cultura, e anche, perché no, ad aumentare quel PIL che è tanto caro, appunto, per poter avere i numeri a posto per quanto riguarda l'Europa. L'autonomia scolastica che è delineata in questo disegno di legge non è l'autonomia scolastica vera e propria, come si intende, come sta dicendo anche Matteo Renzi. L'autonomia è l'autonomia del dirigente, che può veramente fare molte più cose di quante gli è consentito adesso, cioè diventa un vero e proprio amministratore delegato. Questo concetto di autonomia spinta del dirigente è un concetto che vede una scuola, ed è questa la visione contro cui tutta la cittadinanza sta protestando in questi giorni, è una visione in cui la scuola viene messa in competizione l'una contro l'altra, e all'interno della singola scuola sono in competizione i docenti per poter andare a prendere quelle briciole, quei soldi in più che il dirigente nella sua autonomia deciderà di distribuire. Non è questa la scuola che vogliamo in Italia. Questo modello anglosassone, il cui risultato finale, lo sappiamo benissimo tutti, è la creazione di scuole di serie A, d'élite, magari private, molto costose, in cui gli alunni sgomitano per entrare, e una maggioranza di scuole veramente serie B, C, per non dire altro, che sono in genere la scuola, comunque diciamo, pubblica, che ha un livello molto basso. Noi non vogliamo questa scuola italiana, con tutti i suoi difetti, ancora oggi forma degli alunni, degli studenti che vanno in giro per il mondo e hanno sempre la possibilità di raggiungere, diciamo, posizioni epicali in tutti i centri di ricerca, nei laboratori di tutto il mondo. Questo vuol dire che la buona scuola che noi vogliamo è quella in cui si hanno le risorse per poter consentire ai nostri alunni di poter, appunto, ambire a fare queste cose non all'estero ma in Italia, anche all'estero ma soprattutto in Italia. Cioè, se l'autonomia non ha funzionato fino ad oggi, non è a causa del fatto che il dirigente aveva pochi poteri per poter decidere senza dar conto a nessuno, era la mancanza di risorse che in questi ultimi anni sono sempre state minori di anno in anno, al punto che oggi siamo lo stato in cui si investe in la percentuale più bassa del PIL in tutta Europa. Questo è il problema. Altra cosa, il dirigente che può scegliersi, diciamo, i suoi docenti, che migliorerà la scuola, la didattica della scuola e quant'altro, anche qui è una cosa che non è vera, perché il dirigente, diciamo, potrà individuare, c'è scritto adesso, all'interno degli albi territoriali, i docenti che fanno, diciamo, vanno bene per la sua scuola. Però tutti coloro che sono inseriti negli albi territoriali verranno scelti da qualcuno. Quindi, se per caso ci fosse una mela marcia in quell'albo territoriale, una scuola di quel territorio dovrà prendersi quella mela marcia, e quindi a livello complessivo la qualità della scuola non migliorerà, anzi torniamo al discorso in cui c'è una competizione molto forte tra ogni singola scuola, alcune entrando in serie A, altre in serie B e così via. Sì, se il problema è appunto individuare le mele marce per poter migliorare il sistema scuola è a vantaggio degli alunni, delle famiglie, di tutti quanti, non è questo il sistema. Si può trovare un sistema attraverso, appunto, un maggiore controllo con gli ispettori e quant'altro, come avviene in Francia, per poter individuare, appunto, dei colleghi che hanno dei problemi nell'insegnare. La percentuale è molto bassa, bisogna anche smetterla di dire non assumiamo perché facciamo entrare cani e porci. La percentuale potrebbe essere intorno al 5%, non va oltre. Non è giusto penalizzare il 95% togliendo dei diritti attraverso, appunto, la costruzione di albi territoriali che tolgono la dignità professionale anche a questi colleghi, a causa del fatto che tra questi 100 il 5% potrebbe essere, appunto, non idoneo all'insegnamento. Troviamo un'altra strada. Se vogliamo individuare questo 5%, le strade ci sono, anche con le leggi attuali applichiamole in maniera tale da poter rendere migliore effettivamente il mondo della scuola. Altro punto di disaccordo totale: il Presidente del Consiglio dice non riesce a capire perché si sia scioperato e si stia protestando quando questo disegno di legge prevede 100.701 assunzioni di docenti precari. Per carità, voglio tranquillizzare il nostro Presidente del Consiglio, non siamo così stolti, siamo ben contenti di queste assunzioni e non protestiamo certo a causa di questo.
Noi lo stiamo facendo perché accanto a queste 100.000 assunzioni ci sono circa 60-70.000 altri docenti che avrebbero diritto ad essere assunti, che vengono cacciati via totalmente, non considerati. Non si può nemmeno dire loro che rientrano in un piano pluriennale proponendo loro l'anno prossimo di fare un concorso ordinario. Queste persone hanno già fatto il loro concorso, hanno fatto un percorso che ha portato alla realizzazione, spesso fatto di prove selettive, di soldi spesi perché era anche a pagamento. Li si prenderebbe in giro, li si prende in giro dicendo loro che gli si dà una porta attraverso l'ingresso di un concorso. Anche qui bisogna fare in modo che a queste persone sia garantito un percorso che li porterà ad entrare dalla porta principale del mondo della scuola. Le hanno diritto, è un loro diritto, sancito anche dalla sentenza della Corte di Giustizia Europea, che parla molto chiaramente di abuso da parte dello Stato nei confronti di questi docenti. Chi è stato abusato non può essere, diciamo, ricompensato o ripagato attraverso semplicemente un risarcimento economico e un azzeramento di tutto quanto ha fatto finora e gli si dice vai a fare un concorso. No, non va bene. Per questo motivo protestiamo, non per le 100.701 assunzioni. Concludendo, egregio Presidente del Consiglio, se due è diverso da uno, la buona scuola è diversa dai disegni di legge 294.